Un caro saluto a tutti i telespettatori di Telegolfo. Siamo arrivati all'undicesima giornata di campionato C2 di calcio 5, girone C, e l'Heracles ospita lo Sporting Terracina calcio 5. L'Heracles in settimana è passata al terzo turno di Coppa Lazio, vincendo per 7-4 la gara di ritorno contro il Città di Zagarolo. Adesso vuole tornare a vincere anche in campionato dopo aver pareggiato 4-4 settimana scorsa ad Aprilia. Il Terracina invece è penultimo in classifica con 4 punti. Settimana scorsa ha perso in casa 6-2 con il Latina 2017. I ragazzi di Mister Cardillo quindi non vogliono fallire il colpo. Chi vi parla è Francesco Di Luno. Un ringraziamento a Tiziana Palombi per la cura delle riprese. Andiamo a leggere le distinte per l'Heracles: 12 Petronzio, 23 Di Palma, 27 Forte, 2 Valerio Francesco, 3 Valente, 5 Zottola, 10 Faria, 11 Pernice, 15 Valerio Davide, 19 Diana. Allena Andrea Cardillo, per lo Sporting Terracina 1 Tedesco, 3 Frattarelli, 7 Rossi, 8 Vestoso, 9 Caringi, 17 Maietti, 18 Caprio, 25 Piacenti, 99 Trulli. Allena Vincenzo Bricca, arbitra il signor Gianluca Vizzaccaro da Cassino. Andiamo a vedere come si piazzeranno in campo queste due squadre, con lo Sporting Terracina che attaccherà da sinistra a destra dei vostri teleschermi con un completo rosso-nero, e l'Heracles che attacca da destra a sinistra dei vostri teleschermi con un completo bianco-blu. A porta per l'Heracles Di Palma, in campo Diana, Zottola, Faria e il capitano Francesco Valerio. Per lo Sporting Terracina invece vediamo tra i pali il numero 1 Tedesco, poi c'è Caringi, c'è Vestoso, c'è Frattarelli e c'è Maietta. È quasi pronto il signor Vizzaccaro a far iniziare il primo tempo, a fischiare l'inizio del match. E si parte con il possesso e subito c'è invece un fischio perché c'è stato un errore nella battuta dell'Heracles, quindi si ripartirà e parte adesso il primo tempo con il possesso, come detto, dell'Heracles in campo Diana, la prima partita da titolare per lui quest'anno dopo aver segnato una doppietta martedì in Coppa, una gara che ha vinto l'Heracles per 7-4 contro il Città di Zagarolo dopo che l'andata era finito sempre con una vittoria dell'Heracles per 3-1 sul campo nemico. Allora una gioia per il numero 19 di Mister Cardillo, che ha segnato due gol, le prime reti stagionali per lui. Adesso prova il Terracina a creare qualcosa nella metà campo dell'Heracles, ma riprende subito il possesso del pallone Valerio, che va a scambiare con Diana. Va da Faria, cerca Zottola con un filtrante, ma intercetta bene Frattarelli. Il pallone recuperato ancora dall'Heracles. Zottola. Tante le assenze oggi per l'Heracles, tante per vari motivi. C'è Daniele Riso in tribuna oggi a vedere la partita perché squalificato. Sbaglia il passaggio intanto Diana. Maietti prova la ripartenza, prova ad andare da solo in mezzo a due tra Faria e Zottola, recupera bene Faria, allora riparte Valerio, la giocata, la ruleta, va da Faria davanti a Tedesco e segna l'1-0 Paolo Faria, il gol, ed esulta mostrando i muscoli il numero 10, che segna la sua 14ª rete in campionato. Il bomber portoghese. E allora subito in salita la gara per il Terracina, che come detto è penultima in classifica. Prova subito Frattarelli, calcia ma intercetta Valerio che con il tacco ricomincia da Paolo Faria. Allora ancora possesso Heracles, è iniziata la gara come doveva cominciare per Mister Cardillo, cioè subito mettendo le cose in chiaro: l'Heracles deve vincere, non deve lasciare nessun dubbio.
nessuno spiraglio per avversari, per pensare minimamente neanche al pareggio. In effetti l'Heracles che... Tanto Diana, il pallonetto e la rete dopo la triangolazione con Faria, è subito 2-0, il numero 19 segna la sua prima rete in campionato, la terza stagionale, una buona settimana per lui. Luigi Diana fa 2-0 dopo 3 minuti. Allora inizia davvero male per il Terracina e continua l'Heracles ad attaccare. Lo dicevamo, l'Heracles vuole ammazzare subito il match, vuole chiudere subito i conti il prima possibile. Nel primo tempo cercheranno subito Zottola, anzi no, Valerio tenta di piazzarla. Tedesco lascia che il pallone esca con tranquillità e allora parte giocando il pallone con Maietti, Frattarelli, Caringi. Vede il movimento di Rossi che va incontro, ma Maietti non gliela dà, va malissimo a cercare Frattarelli. E allora sarà ancora possesso Heracles, che deve andare subito a chiudere la gara, perché abbiamo visto anche in altre occasioni l'Heracles andare in vantaggio, poi provare a gestire e rischiare di essere rimontata. Quindi l'Heracles è una squadra che deve giocare a pallone dal primo minuto al trentesimo del secondo tempo, perché si abbassa la guardia rischia di subire. Allora possesso Heracles e gioca Diana con Francesco Valerio. Zottola va da Paolo Faria, che per poco non ci arrivava e sarebbe stato di nuovo tu per tu con Tedesco. Dicevo, davvero tante le assenze. Intanto commette fallo Valerio su Rossi. Tante le assenze, una rosa risicata oggi agli ordini di mister Cardillo. Per vari motivi, come detto Daniele Riso, per squalifica, insomma di ammonizioni che hanno portato oggi il numero 10 a saltare il turno di campionato. Poi infortuni per Colacicco e Vidigna. Invece sembrano essere ai saluti il bomber Zaccaro e l'Heracles. Non è andata benissimo questa esperienza per lui. Intanto punizione per il Terracina, battuta malissimo direttamente sui piedi di Faria. Allora prova ancora Maietti, tenta la giocata in mezzo a tre, va di sinistro, pallone che termina sul fondo. Diana rischia di perdere questo pallone, lo perde infatti. Allora Rossi cerca un movimento dei compagni, va lunghissimo da Caringi, ma Faria intercetta e torna a giocare il pallone bene con Zottola. Escono bene, ma rischia Faria, pallone però toccato da Maietti, finisce sul fondo. Allora riparte Di Palma, l'altro giovane interessante che è entrato martedì in coppa. Intanto tenta il pallonetto Paolo Faria, c'è stato un contatto tra Diana e Maietti, Maietti è rimasto per terra, una botta al ginocchio, è dolorante il numero 17 in maglia rossa, non c'è stato fallo però. Sarà lo stesso Maietti che dovrà restituire il pallone all'Heracles. Pallone messo fuori sportivamente da Luigi Diana.
un 5-3-2 adesso, sportività. Una rosa risicata anche per il Terracina. Recupera palla Rossi, prova ad andare da Caringi, ma recupera Zottola, è un 2 contro 1. Zottola davanti a Tedesco, il tiro di sinistro poco alto sopra la traversa. Ancora Faria, prova ad andare da Zottola, ma intercetta benissimo Frattarelli. Frattarelli con Rossi, recupera bene Diana, allora riparte un altro 2 contro 1, si allarga Zottola, Diana di punta, male, recupera Caringi. Sembra una partita di tennis, ancora Caringi, va direttamente al tiro dentro Di Palma, blocca in due tempi. Valerio allora con calma, dopo questa fase confusa di gara, ovviamente con le tante assenze, sarà una partita molto aperta, meno tattica probabilmente del solito. Sbaglia Diana. Meno tattica perché mancano giocatori proprio come Daniele Riso, capaci di mettere ordine, di fare le cose semplici, di inventarsi la giocata al momento giusto. Zottola. Va da Francesco Valerio. Paolo Faria. Ancora Zottola, si gira, bene, si accentra, di punta, Tedesco pare, mette in fallo laterale. Valerio, Zottola. Valerio, protegge bene questo pallone, si gira, va da Faria, prova a piazzarla. Ma Rossi intercetta e riparte Maglietti. Ancora il solito Faria in tutte le zone di campo, tarantolato il numero 10 come sempre, il portoghese, miglior marcatore stagionale fino a questo momento dell'Heracles. Ne ha fatti altri due anche in Coppa. Rimessa laterale per lo Sporting Terracina. Si scalda intanto per il Terracina Vestoso. Caringi prova direttamente di sinistro. Pallone alto. Calda anche Ignazio Pernice per l'Heracles. Bella la giocata di Faria che trova con uno scavetto Valerio. Adesso Zottola. Valerio. Allarga tutto per Zottola che va a puntare, si accentra. Il destro! E il calcio d'angolo perché c'è stata la deviazione di Tedesco. Faria, Diana, Zottola, scarica di nuovo per Paolo Faria, perde un attimo il controllo del pallone, Rossi ci mette la punta del piede, mette in fallo laterale. Assenti per il Terracina anche Baroni e Campoli, due migliori marcatori per la squadra di mister Bricca, con 5 reti a testa, erano i migliori marcatori della squadra rossonera.
che non ne ha fatti tanti in campionato, effettivamente ha segnato solo 25 reti in campionato, nonostante anche Leonardi che ne ha fatti 3. Caringi, Frattarelli, Vestoso appena entrato al posto di Maglietti. Rossi protegge questo pallone, prova a girarsi, cerca dentro proprio il neo entrato Vestoso. Vestoso, la conclusione di Palma, ancora tenta Frattarelli, pallone termina sul fondo, buona opportunità per il Terracina. Poteva accorciare le distanze, ma si è fatto trovare attento il numero 23 dell'Heracles, Di Palma, alla prima da titolare. Intanto il pallonetto che prova Paolo Faria, la giocata del fantasista che ne ha fatto uno, è molto bello di pallonetto martedì in Coppa. Il fallo commesso intanto su Ignazio Pernice da Caringi. Ammonizione proprio per lui, per Caringi. Un cartellino un po' generoso dato dall'arbitro, il fallo c'era ma probabilmente non era da ammonizione. Comunque il numero 9 adesso giocherà i restanti 45 minuti con il peso del cartellino giallo. Allora sarà punizione per l'Heracles, vediamo Paolo Faria con il suo mancino pronto a battere, largo a sinistra Pernice, Diana sul secondo palo, marcato proprio da Caringi, il movimento, sbaglia però Paolo Faria, allora è ripartenza, Vestoso va da Caringi che non può arrivare su questo pallone troppo lungo, ha sbagliato la misura, era una buona occasione per il Terracina, un 3 contro 1 gestito male. C'è stato un errore però del numero 10, è raro vedere questi errori da parte di Paolo Faria. Recupera il pallone Frattarelli in un contrasto con Ignazio Pernice, allora Vestoso va da Rossi, protegge bene questo pallone, si gira. Va proprio dentro da Vestoso che perde il contatto col pallone scivolando, era una buona occasione a tu per tu con Di Palma. Faria si accentra, il sinistro mura Vestoso, ancora il numero 10. Valerio, ancora Paolo Faria, ci mette una pezza questa volta tedesco. Tenta poi anche Ignazio Pernice. Dispensatore di gioco Paolo Faria, esce adesso per far spazio a Valente. Allora Valente vertice basso, Ignazio Pernice viene incontro, riceve questo pallone, scarica ancora per Valente, Valerio, Valente recupera il pallone Rossi, si allarga Vestoso, tenta la conclusione Rossi, Di Palma in due tempi blocca. Valerio, Diana dentro, male per Pernice, voleva dargli questo pallone. Poteva tentare anche una conclusione, il numero 19. Valente, Valerio. Ancora Valente. Si fa vedere Pernice sulla linea del fallo laterale. Poi scarica Di Palma. Valente. Valerio. Ancora Ignazio Pernice. C'è spazio per Francesco Valerio per cercare di dispensare il gioco. Ancora Francesco Valerio, va incontro Diana, si fa vedere Ignazio Pernice,
contatto con Vestoso che gli sta alle calcagna, rischia Ignazio Pernice, poi recupera il pallone, tenta di superare in velocità Vestoso che però protegge bene il pallone, allora recupera il pallone Rossi, scambia con Vestoso, Vestoso va lungo, tenta uno scavetto Rossi, ma recupera Valerio con l'aiuto di Valente. Quando siamo al 18esimo, ricordiamolo, 2-0 in favore dell'Heracles che nei primi 3 minuti ha segnato due reti, prima con Paolo Faria e poi con Luigi Diana. Tanto commette fallo Frattarelli su Valente. Per quella che, come detto, è una posizione di classifica negativa per il Terracina, penultimo con 4 punti, sotto di lei solo il Flora 92 con 3 punti, l'Heracles invece è quinta a 17 punti, ricordiamolo in vetta c'è l'imbattuta Frosinone con 30 punti, 10 vittorie su 10, poi a seguire il Nettuno con 27, Aprilia con 20, Buenaonda con 18. Poi Heracles e Technology con 17. E settimana prossima ci sarà proprio prima delle feste natalizie uno scontro importante per l'Heracles fuori casa sul campo della Technology. Valente intanto tenta la doppia giocata, Tedesco ci mette un ginocchio. Il pallone che ha toccato la rete, quindi sarà fallo laterale. Pernice va a puntare Frattarelli, lo supera, il destro ancora Tedesco ci mette una pezza. Faria di sinistro al volo sull'angolo battuto da Francesco Valerio. Sarebbe stato un gollasso, entrava subito il numero 10, è uscito Luigi Diana. Paolo Faria tenta il controllo su questo passaggio rapido di Francesco Valerio. Tedesco va a lungo a cercare Rossi, ma di testa Valerio appoggia comodamente per Ignazio Pernice. Valente dice di giocare con calma a Pernice per gestire al meglio la sfera. Quindi questa è l'ultima partita per l'Heracles in casa prima della pausa per le feste natalizie. Allora vorrà regalare ai tifosi un buon risultato, fino a questo momento lo sta facendo. Settimana prossima, prima della pausa, come detto, la sfida sarà importante perché la tecnologia, anche in base al risultato di oggi, si capirà se manterrà il passo o meno dell'Heracles e viceversa. Sarà importante per andare alla pausa con punti di vantaggio sulla Technology che potrebbe diventare una diretta concorrente per la corsa ai playoff. Il Terracina invece ospiterà il Buenaonda, un'altra squadra di ottimo livello, in questo momento quarta a 18 punti. Buenaonda che oggi se la vedrà con l'Aprilia terza, quindi un altro scontro tra squadre che lottano per i playoff. Recupera bene Valente questo pallone, salgono Zottola e Pernice, tenta tirare di punta ma il pallone termina sul fondo. Intanto chiama il timeout mister Bricca e allora a colloquio anche Cardillo con Pernice e Valente, spiega la strategia di gioco anche a Di Palma. Intanto mister Bricca chiede ai suoi di stare calmi, la partita è recuperabile sotto di 2 gol su questo campo. Non è sicuramente facile, ma le tante assenze dell'Heracles fanno sì che oggi non sia una partita sicura, una partita che lascia ampi spazi. Una partita che non sarà chiusa fino all'ultimo minuto del secondo tempo, a meno che
Faria e compagni non decidono di ammazzarla definitivamente, segnando qualche altro gol. Tanto Vizzaccaro ha richiamato le squadre in campo, allora si riprende con Tedesco che gioca adesso con il numero 25. Piacenti è appena entrato in campo col sinistro, proprio lui va da Caringi, anzi no, Frattarelli. Tanto c'è stato un fischio da parte di Vizzaccaro. C'è stato un fallo precedentemente fischiato da Vizzaccaro. Adesso laterale, va proprio Piacenti, altissimo questo tiro di sinistro. Faria, va da Pernice, scarica tutto bene per Zottola, Valente da Faria, accorcia il passo il numero 10. A puntare Rossi, cerca Zottola, ma recupera Vestoso. Fallo di mano commesso da Ignazio Pernice, allora sarà punizione. Quarto fallo commesso dall'Heracles. Allora sarà punizione per il Terracina, Frattarelli e Vestoso sul punto di battuta, va Vestoso lo schema, Piacente di sinistro e accorcia le distanze, proprio il numero 25, l'avevamo detto, il miglior marcatore del Terracina oggi qui a disposizione per Mister Bricca perché assenti Campoli e Baroni, quindi segna la quarta rete stagionale, segna soprattutto il gol che accorcia oggi le distanze. Allora 2-1 in favore dell'Heracles che era in vantaggio per due reti. Non ha chiuso la gara, allora adesso il Terracina ci proverà. Chiede il fallo di mano di nuovo di Pernice Piacente, poi un contrasto 3-2. Piacente termina sul terreno di gioco steso con dolori allo stomaco, avrà preso una gomitata, un contrasto con Ignazio Pernice che esce adesso per dare spazio a Luigi Diana. L'avevamo detto, l'Heracles quando va in vantaggio difficilmente poi riesce a gestire con calma e oggi le tante assenze non aiutano. Vediamo allora se riuscirà a imporre nuovamente il gioco così come dimostrato nei primi minuti della gara. Valente, Faria, chiede lo scambio Faria con Luigi Diana che poi rischia di perdere il pallone, poi recupera, tenta una giocata, ancora Luigi Diana, esce da una doppia marcatura, Valente di punta, Frattarelli ci mette una pezza. Quando siamo al 27° minuto siamo sul parziale di 2-1 in favore dell'Heracles. Faria ha giocata su Tedesco, Tedesco poi protegge il pallone, allora sarà fallo laterale per il Terracina. Diana, Zottola protegge bene e poi scarica per Faria. Diana, bene, trovato da Faria, poi perde il controllo col pallone, tira la maglia Diana, commette un fallo ingenuo su Vestoso, il quinto fallo da parte dell'Heracles, dal prossimo ci sarà il tiro libero e allora dovranno stare attenti. Diana
Diana e compagni, ha commesso un fallo abbastanza ingenuo. Di Palma, da Valente, Faria. Abbassano un po' i ritmi. Valente. Scambio con Faria. Zottola. Bene la triangolazione con Valente, che tenta la conclusione, ma offre a Rossi la ripartenza. Poi Diana subisce fallo da parte del numero 7 in maglia rossa, Rossi. Allora Valente di nuovo a giocare con Faria. Di nuovo i due a costruire il gioco. Zottola fa un contromovimento, poi riceve il pallone proprio da Faria. Valente. Diana. Guadagna una rimessa laterale, scagliando questo pallone addosso a Caringi. Ancora Diana. Sovrapposizione del numero 19. Sale. Valente, male. Il pallone per Zottola, che è un regalo a Tedesco, che riparte proprio con Caringi. Il movimento di Vestoso, male però, perché Zottola va davanti a Tedesco e il pallone di pochissimo alto sopra la traversa. Faria, Valerio, ancora Faria, Diana, scarica ancora per il numero 10, Valerio va incontro, riceve il pallone, lo protegge, prova a girarsi il numero 2, va da Faria, bene, che perde un attimo il controllo del pallone, il pallone termina in rimessa laterale. Chiama il pallone Caringi a Piacente, perde però il possesso il numero 25, allora Zottola tenta di sinistro e mette in fallo laterale Vestoso. Faria, Zottola si accentra, il destro addosso a Caringi, sarà ancora laterale Heracles, il Terracina si sta organizzando bene in fase difensiva nella propria metà campo, con pochi spazi lasciati dai ragazzi di Mister Bricca. L'Heracles sta trovando qualche difficoltà, adesso tenta Faria con Piacenza, con Piacente anzi, senza commettere fallo però. Il pallone che termina sul fondo, allora Tedesco andrà alla ripartenza, va lunghissimo da Rossi, ma c'è sempre Francesco Valerio a mettere ordine in campo. Zottola di punta, il palo, l'ennesimo palo stagionale dell'Heracles, l'ha detto anche Mister Cardillo settimana scorsa, anche dopo la partita con il Sacarola. E di punta adesso Francesco Valerio con rabbia mette questo pallone sotto il set e fa 3-1. L'arbitro fischia la fine del primo tempo e proprio sullo scadere ha segnato Francesco Valerio questa rete importantissima. L'Heracles fissa il punteggio prima di andare negli spogliatoi sul 3-1, gol di Faria, Diana e Francesco Valerio. Per il Terracina invece è Piacente, che ha accorciato le distanze. L'appuntamento è per il secondo tempo. Pronti per questo secondo tempo di Heracles Sporting Terracina, il signor Vizzaccaro pronto a fischiare l'inizio della seconda frazione di gioco. Si parte con il possesso del Terracina, che attacca da destra a sinistra dei vostri teleschermi con un completo rosso-nero, da sinistra a destra invece l'Heracles con un completo bianco-blu.
Si riparte dal punteggio di 3-1 per l'Heracles, le reti segnate da Diana Faria e Francesco Valerio. Per il Terracino invece ha segnato Piacente. In campo per l'Heracles Di Palma tra i pali, Valerio, Faria, Zottola e Diana. Il quintetto che ha iniziato anche il primo tempo. Per il Terracino invece Frattarelli, Vestoso, Caringi ed è entrato il numero 18, Caprio. Tanto palo per il Terracino, il destro dalla distanza di Caringi. Allora ha avuto una grande occasione il Terracina per andare sul 3-2, un palo. Adesso Zottola davanti a Tedesco, ci mette il gambone Frattarelli. Zottola, Faria, si accentra col sinistro, da Diana! Che assist di Faria e Diana la deve solo appoggiare, fa 4-1, il numero 19, la doppietta per lui. Allora continua a segnare Luigi Diana, è il suo momento, doppietta in coppa, doppietta in campionato e non è ancora finita questa partita. Ma come al solito illumina il campo di gioco Paolo Faria con una doppia giocata, si accentra e fornisce un assist, un filtrante che è un cioccolatino per Diana, che deve semplicemente toccare il pallone in rete per segnare il 4-1 dopo che ha avuto una grande occasione Caringi. Un palo allora Faria ancora chiama il movimento dei compagni, perde il contatto con la sfera, allora ci mette il piede Frattarelli, recupererà da laterale Zottola. Attacco di Zottola per Francesco Valerio. Perde il contatto col pallone Faria, allora va Vestoso, supera Di Palma e fa 4-2. La rabbia di Faria per aver commesso un errore ingenuo. Un errore non da lui, allora Vestoso accorcia le distanze. Buona l'accelerazione di Vestoso che ha rubato pallone a Faria e sappiamo che non è facile. Poi con freddezza superato Di Palma ed appoggiato in rete la seconda rete del Terracina. Riparte adesso Valerio, Diana si allarga, il destro deviato da Caprio, sarà calcio d'angolo. Paolo Faria, pronto alla battuta. Valerio dall'altra parte, al volo di destro. Vestoso. Ancora Valerio, triangolazione con Faria. Si accentra. Zottola! Di destro da fuori aria. Esulta con rabbia Vincenzo Zottola e fa 5-2. E allora di nuovo il Terracina sotto di tre reti, dovrà di nuovo tentare di riaprirla. Valerio sbaglia il passaggio, Frattarelli, Vestoso non arriva a controllare questo pallone.
Diana, allora gioca il pallone con Valerio. Quando siamo al sesto minuto, l'Heracles si impone per 5-2. Dovrà evitare errori come quelli precedenti. Diana ancora tenta la girata. Bella, ma non chiude troppo abbastanza il destro per beccare lo specchio della porta. Frattarelli, Vestoso. Ancora Frattarelli. Laterale ancora per il Terracina, dice Vizzaccaro, con un cenno polemico da parte di Valerio. Caringi. Frattarelli. Ancora Caringi. Diana, come una furia, si avventa sul pallone, mette in difficoltà il numero 9 che sbaglia il rilancio. Faria. Faria, Valerio, davanti a Tedesco, ci mette il fisico. Caprio tenta di ripartire, addirittura Tedesco, e Diana è scivolata, mette fuori. Caprio, Vestoso, ricomincia da Carinci, male. Allora sarà laterale Heracles ancora con Diana, che andrà a battere, scarica comodamente per Paolo Faria, allarga tutto per Valerio. Ancora Faria. Cerca Zottola, ma Frattarelli protegge col fisico. Allora il tunnel di Paolo Faria. Si è acceso il portoghese, subisce fallo da parte di Frattarelli. Allora c'è l'ammonizione anche per il numero 3 da parte di Vizzaccaro, e sarà punizione per l'Heracles. Va Paolo Faria a prendere il pallone. Valerio parla con Paolo Faria. Barriera solo Frattarelli. Sul palo Valerio, marcato da Caringi. Zottola davanti a Vestoso. Parte Faria con lo schema, male però il passaggio per Valerio. Deve poi mettere Faria fuori, ma c'è stata una deviazione di Caringi. Allora sarà ancora laterale per l'Heracles. Gestito male questo calcio di punizione, uno schema non riuscito. Faria, va da Diana, controlla davanti a Tedesco. Stava per trovare la tripletta, ma c'è stata una deviazione, sarà calcio d'angolo. Diana fuori da Faria, lo scavetto a cercare Zottola. Valerio, Faria. A giocata di nuovo con Valerio, recupera però Tedesco, spazza via direttamente tra le braccia di Di Palma. Zottola si gira, scarica per Luigi Diana. Faria, ancora Diana a puntare Caringi, scarica per Faria. Zottola protegge il pallone, prova a girarsi, si gira davanti a Tedesco e la rete ancora di Zottola, la doppietta del numero 5 che fa 6 a 2. Allora 6 a 2, doppietta di Vincenzo Zottola. Un gol che possiamo dire chiude i giochi dopo una buona rete di passaggi. Faria, Diana, Valerio, poi Zottola. Zottola protegge il pallone, si gira e mette il pallone sotto il set.
Allora, a meno che di clamorose rimonte. Pallone uscito secondo Vizzaccaro, allora va Vestoso a battere il laterale. A meno che di clamorose rimonte l'Heracles oggi potrebbe portare tre punti importanti in classifica prima di un'altra gara esterna fondamentale da vincere prima della pausa natalizia per rientrare a pieno regime tra le squadre pretendenti per i playoff. Il primo posto sembra davvero lontano, ma mai dire mai. Poi c'è il secondo e il terzo posto, ovviamente. Faria cerca Valerio, ma recupera Vestoso. Allora Vestoso, dopo la triangolazione con Caringi, non arriva sul pallone, recupera Caprio. Di punta addirittura Caringi. Faria. Pernice. Piacente. Caringi protegge il pallone. Prova a girarsi. Scarica ancora per il numero 25, autore del gol che aveva nel primo tempo accorciato le distanze sul 2-1. Caprio. Pernice marca Caringi che si muove in aria. Recupera il pallone Faria con la complicità di Francesco Valerio. Prova a girarsi il numero 10. Mette poi in fallo laterale per non rischiare, pure cercava un compagno che non c'era. Caringi al volo di sinistro, c'è stata una deviazione e allora sarà calcio d'angolo. Vestoso. Caringi di destro, recupera bene Faria, la triangolazione con Zottola, allora ancora Faria prova a triangolare con Zottola, arriva sul fondo campo e mette fuori Zottola, anzi no, Tedesco, scusate. Zottola ancora alla conclusione di sinistro, questa volta fuori. Davanti alla porta Piacente, un altro palo per il Terracino dopo quello di Caringi. Le mani al volto per il numero 25, poteva trovare la doppietta. Valente, Zottola, Pernice. Rischia di perdere il pallone con la pressione di Maglietti. Maglietti. Perde il pallone sulla pressione di Zottola. Allora è un 3 contro 2. Zottola, Faria si accentra di nuovo. Zottola e ci mette il piede. Rossi costringe Zottola a sbagliare la conclusione, allora riparte Tedesco, va subito da Piacente, dentro da Rossi, male perché recupera Valente. Faria davanti a Tedesco, non calcia, di nuovo si accentra, perde il pallone, recupera di nuovo lui, fa tutto il numero 10 praticamente, recupera il pallone, lo perde, lo recupera di nuovo. Non c'è fallo nel contrasto tra Pernice e Maglietti, allora l'arbitro lascia giocare, poi Pernice mette fuori perché c'è Maglietti di nuovo a terra. Un'altra botta come nel primo tempo, questa volta la caviglia sembrerebbe.
Allora sarà proprio Maietti a restituire il pallone. Anzi, sì, lo fa poi Vestoso. Restituisce il pallone a Di Palma che riparte subito con Faria. Quando siamo al giro di boa anche del secondo tempo, siamo entrati nel sedicesimo minuto. Il punteggio è sul 6-2 per i ragazzi di Mister Cardillo. Doppiette fino a questo momento per Zottola e Diana. Un gol per Faria ed uno per Francesco Valerio. Per il Terracina, Piacente e Vestoso. Pernice va a puntare Piacente. Chiede il movimento ai suoi compagni e poi addirittura mette fuori. Passaggio sbagliato da parte del numero 11. Allora va Piacente a battere lungo per Rossi, che controlla malissimo, però passaggio non era semplice da gestire. E allora Rossi non è riuscito a controllare. Riparte ancora Di Palma con Faria. Faria va da Zottola, protegge come al solito il numero 5 questo pallone, lo scarica poi per Valente. Sale Valente, Faria dentro bene per Valente, mette in calcio d'angolo Rossi, ma un altro grande filtrante. Vede calcio dove gli altri vedono nulla. Vede calcio in ogni centimetro del rettangolo di gioco. Allora è una fortuna poterlo commentare. Valente, Zottola. Faria ancora per Valente, che segna il gol del 7-2 sul solito assist di Paolo Faria. Allora Valente fa 7-2. Allora 7-2 al 19° minuto di gioco. Questa volta segna il numero 3 Valente, ancora su un assist decisivo di Paolo Faria. Con questi 3 punti l'Heracles andrebbe a quota 20. Ricordiamo gli altri incontri di giornata: Buenaonda Aprilia, Di Palma blocca sulla conclusione di Maietti, riparte subito. Bella ancora la giocata, si accentra Faria, ancora un tacco. Si accentra, tenta di sinistro, recupera il pallone Vestoso, riparte allora con Piacente. Valente però ci mette il piedone e recupera. Pernice subisce fallo da parte di Maietti. Pernice si accentra davanti a Tedesco e mette sul fondo. Buona opportunità per il numero 11. Zottola davanti a Tedesco e ci mette il gambone Tedesco, mette in fallo laterale. Pronto a entrare per l'Heracles anche Davide Valerio. Fallo fischiato in favore dell'Heracles da parte di Vizzaccaro.
Va allora Valente sul punto di battuta. Vediamo se ci sarà uno schema o altro. Quando mancano 10 minuti di gioco, la Ragles è avanti per 7-2. Si scalda anche il secondo portiere del Terracino, il numero 99, Trulli. Va Valente, lo schema, Pernice. A puntare Piacente, lo scambio con Faria, è un altro assist di Faria, è un altro gol, segna Ignazio Pernice, il gol dell'8-2. Entrato Davide Valerio adesso al posto di Paolo Faria, abbracci e applausi da parte dei compagni per lui e se le merita. Ha segnato gli ultimi tre gol dell'Heracles, arrivano da tre assist, tre passaggi vincenti del numero 10, che non ci stancheremo mai di dire. Inventa calcio. Intanto Mister Bricca parla con Trulli, che probabilmente adesso entrerà al posto di Tedesco. Entra adesso il numero 99. Entrato anche Davide Valerio con il punteggio, come detto, che è sull'8-2. Mancano 6 minuti e mezzo. Anzi, 7 minuti e mezzo al termine del secondo tempo, poi vedremo se ci sarà recupero. Zottola scarica per Pernice. Davide Valerio si fa vedere. Vestoso. Lungo Valente proprio per Valerio, Trulli mette in fallo laterale. Vestoso esce da una tripla marcatura, mette il pallone dentro per Piacente, Rossi sulla linea, salva Zottola, che occasione. Alla distanza Vestoso. Davide Valerio protegge questo pallone, aspetta che esce. E allora Faria controlla male questo pallone. Rossi scarica per Piacente. Ancora Rossi per nessuno questo passaggio. Faria allora parte il tacco per Valente. Va a lungo Valente per Faria che appoggia, ma non c'è nessuno per lo scarico. Maietti. Di sinistro e la rete del numero 17 fa 8-3. Di Palma non ha visto partire il tiro e allora ha segnato il numero 17 con un gran tiro di sinistro.
Faria recupera il pallone Maglietti, dentro da Vestoso, riparte Di Palma, chiede calma a Valente però. Faria, Valente, da Pernice, Valerio, male però. Allora riparte Vestoso, dentro da Piacente, Piacente carica il sinistro, Di Palma para. Faria scarica per Valerio, va da Pernice, Valente, male però perché dentro non c'era nessuno. Allora riparte Rossi, Rossi e Maglietti, Maglietti dentro per Rossi, Di Palma però offre la ripartenza, poi il contatto tra Vestoso e Pernice, fischia fallo, signor Vizzaccaro. Piacente, Rossi, sale Vestoso, contatto tra Ignazio, Pernice e Maglietti, rimane a terra ancora Maglietti, parlavamo prima degli scontri di giornata, importante anche su altri campi, c'è Sport Country Club contro Frosinone, vediamo se sarà la squadra di Gaeta la prima a togliere punti alla testa di serie, poi Fondi Arena Cicerone, Sperlonga Flor 92, Sora Nettuno e Latina Technology. Si riparte con l'Heracles che restituisce il pallone a Trulli dopo il contatto tra Pernice e Maglietti, con Maglietti che per la terza volta si è trovato per terra dolorante nell'arco di questa partita. Tanto Vestoso recupera un bel pallone, continua a giocare, non è uscito secondo l'arbitro. Da terra Valente per Faria che va a dribblare Caringi, tenta una giocata ma secondo Vizzaccaro non c'è stata deviazione, allora riparte subito il Terracina. Rossi dentro per Piacente, ci arriva poi Vestoso, pallone è uscito, termina tra le braccia poi di Di Palma che con calma gioca con Faria quando manca un minuto e mezzo, più eventuale recupero al termine della gara. Caringi riparte di punta, Di Palma ci mette un piede, Rossi lo scavetto, ancora Di Palma mette in calcio d'angolo, Rossi sul secondo palo per Piacente, prova di tacco ma non può arrivare, allora chiede il time out mister Cardillo. Sta per entrare anche il terzo portiere dell'Heracles col numero 27, Forte. Con Cardillo che parla ancora con i suoi per gestire questi ultimi istanti di gara. Sta per scoccare il trentesimo. Vediamo quanto darà di recupero il signor Vizzaccaro. Per questo che sarebbe un risultato importante, non era scontato ovviamente che l'Heracles vincesse questa gara, anche se il Terracina è penultimo in campionato, erano tre punti importanti con le tante assenze. L'arbitro dice che ci sarà un minuto di recupero, allora si giocherà per altri 60 secondi, è entrato come detto Forte al posto di Di Palma, il giovane portiere autore di buone parate nell'arco di questa gara. Alla prima da titolare in campionato, bella la giocata di nuovo di Faria, tenta il tunnel anche su Rossi, questa volta però lo intercetta. Vestoso si gira Piacente per cercare il pallone mentre il suo compagno gliel'aveva offerto
per andare sul fondo. Pernice. Valerio non controlla il pallone, allora c'è stata una deviazione di Caringi, sarà laterale Heracles. Pernice tenta il tunnel Valerio, subisce fallo secondo lui Valerio, invece l'arbitro non fischia nulla. Valerio va a lungo da Valente, tenta la giocata su Rossi, c'è poi la deviazione, allora sarà rimessa dal fondo. Piacente e segna il gol dell'8-4 proprio allo scadere a Forte. Allora quinta rete stagionale per Piacente, doppietta per lui. Batte l'Heracles, l'arbitro lascerà giocare penso per altri 30 secondi. Caringi dalla distanza, l'arbitro è pronto a fischiare e termina così allora 8-4. L'Heracles vince questa gara con lo Sporting Terracina. Le reti per l'Heracles di Faria, Valente, Pernice, Francesco Valerio, doppietta poi per Diana e Zottola. Per il Terracina invece segnano Vestoso, Piacente, una doppietta e Maietti. L'Heracles arriva così a quota 20 punti in campionato, il Terracina rimane a 4 punti. Continua allora la settimana positiva dopo la vittoria in Coppa, l'Heracles torna a vincere, settimana prossima andrà sul campo della Technology. Chi vi parla è Francesco Di Luna, un ringraziamento a Tiziana Palombi per le riprese, l'appuntamento è sul campo per l'intervista. Mister dello Sporting Terracina, mister Cristofaru, al termine di questa partita che l'Heracles vince per 8-4, che gara è stata, mister? Buonasera, innanzitutto, purtroppo è stata la solita gara che stiamo facendo nelle ultime settimane, anche se oggi avevamo qualche defezione a livello d'organico e facciamo degli errori individuali che mi devo impegnare soprattutto io insieme ai ragazzi cercare a correggere questi errori, come si dice in gergo, insomma regaliamo troppi gol all'avversario, non va bene, noi sudiamo per fare i gol e in fase difensiva li regaliamo, perché a livello di giocata, difesa schierata non mi posso lamentare, oggi insomma, ma nelle ultime settimane è ancora meglio di oggi. Niente, è così, non dobbiamo guardare la classifica per il momento, dobbiamo lavorare sodo, credere in quello che facciamo in settimana, martedì e giovedì non posso rimproverare niente ai ragazzi, tutti presenti, poi capita che stamattina arrivano tre telefonate, infortuni, influenze e cose varie e niente, comunque partita giocata con un avversario al momento un po' più forte di noi, questo è inutile negarlo, la classifica lo dice, ci siamo sbloccati a livello realizzativo. Siamo andati a fare 4 gol che non capitava da molto tempo. La difesa è sempre la stessa, subiamo tanti gol, ma io ripeto che errori individuali, troppo grossolani. Come ha detto lei, ci sono problemi di organico, ci sono problemi anche a livello di gioco. Il Terracina è penultimo a 4 punti. Come si può ripartire? Ci sono ancora tante partite da giocare, ovviamente, magari con l'anno nuovo. Quali sono gli obiettivi che il Terracina si può porre e come può superare questo momento negativo? Gli obiettivi è inutile negarlo, dobbiamo fare un campionato a parte, perché adesso non ho visto la classifica, ma sicuramente si è spaccata, diciamo, la classifica, la parte bassa ci siamo allontanati
noi soprattutto parecchio dalla zona salvezza diretta, e per fortuna le nostre avversarie non è che stanno facendo meglio di noi, avversarie intendo le nostre concorrenti per la salvezza. Dobbiamo lavorare soprattutto sotto Natale, la sosta di Natale, essere uniti e sperare che l'anno nuovo, tipo la mattinata di oggi, che da settembre, ottobre ad oggi è capitata spesso, che rimango a piedi all'ultimo minuto con ragazzi che sono impossibilitati a venire. Il gruppo c'è, in settimana siamo numerosi e mi aggrappo a questo. Settimana prossima ospiterete il Buonaonda prima della pausa natalizia, venderete cara la pelle? Come sempre, venderemo cara la pelle, soprattutto nel nostro palazzetto. Oggi qui il sintetico, insomma, erano parecchie settimane che non giocavamo sul sintetico. E sì, venderemo cara la pelle. L'obiettivo è di sabato prossimo rimanere in partita fino al triplice fischio dell'albero, magari non come oggi che ci sfaldiamo a gara in corso. L'obiettivo di sabato ci impegneremo per dare battaglia fino al triplice fischio, poi il campo dirà come siamo andati. Con Francesco Valerio, al termine di questa partita che l'Heracles vince per 8-4 con lo Sporting Terracina, era importante vincere oggi, era importante anche convincere, soprattutto viste le tante assenze? Sì, era importante vincere soprattutto. Abbiamo fatto una partita sabato scorso ad Aprilia dove abbiamo, penso, dominato una partita e alla fine siamo usciti con pareggio. Questa è l'amarezza, siamo andati a fondi 2-3 settimane fa, siamo usciti con pareggio, abbiamo perso una partita in casa con Frosinone e non meritavamo di perdere e oggi era importante vincere. C'era Daniele squalificato, Riso, c'era qualche infortunato e piano piano ci stiamo riprendendo. Avete vinto martedì anche in Coppa contro il Città di Zagarolo, oggi era l'ultima in casa prima della sosta, settimana prossima andrete a giocare contro la Technology fuori casa. È importante dare continuità in casa, soprattutto dato che avete lasciato spesso punti, è capitato con il Frosinone dopo che avete combattuto una grande gara, ma è importante tornare a una grande striscia positiva qui in casa? Sì, soprattutto dobbiamo dare continuità a questo campionato, perché praticamente abbiamo fatto le partite dove vincevamo, convincevamo, poi facciamo altre partite dove perdavamo e siamo un po' sfortunati, che abbiamo avuto con la CQS infortunato, Riso che è squalificato oggi, poi Danilo Valente che non si è allenato per un mese per vari problemi di infortuni e quindi siamo un po' contati in questo momento. Però il gruppo è sano, stanno giocando Luigi Diana, per esempio un ragazzo che viene sempre a fare allenamento, oggi ha dimostrato come martedì in Coppa, ha fatto una grande partita. Grazie a Dio Vincenzo Zottoli è tornato al gol, che a noi ci serve tanto, fa tanto lavoro per noi, però certe volte manchiamo proprio lì, nella conclusione. Settimana prossima, prima della pausa natalizia, andrete a giocare un'altra partita importante sul campo della Technology, sarà fondamentale per dare, appunto, come hai detto tu, continuità ai risultati e rimanere in scia soprattutto per la corsa playoff. Sì, dobbiamo rimanere in scia per la corsa playoff e poi dobbiamo dare continuità e dobbiamo fare un sereno Natale, soprattutto dobbiamo fare delle buone vacanze, ci dobbiamo allenare perché ci dobbiamo riprendere con l'organico. Dopo Natale saremo quasi tutti, quindi faremo una specie di preparazione un'altra volta e poi dobbiamo dare continuità all'anno nuovo perché dobbiamo stare là sopra. Insieme al Nettuno penso che ci possiamo giocare i playoff fino al secondo posto. Il Frosinone penso che se non fa passi falsi ha vinto il campionato, è quasi sicuro, a 11 punti è tosta. Solo il Nettuno può dare fastidio, però anche noi possiamo dire la nostra, mancano ancora 20 partite e possiamo dire la nostra. Siamo con mister Cardillo al termine di questa partita che l'Heracles vince per 8-4 contro lo Sporting Terracina, dicevamo anche con Francesco Valerio, era importante convincere anche e soprattutto perché c'erano tanti assenti. Sì, ormai è un mese che purtroppo dobbiamo fare i conti con le assenze, oggi eravamo ancora di più rimaneggiati visto anche l'assenza di Riso. Era importante fare i punti, però la squadra comunque mi è piaciuta, abbiamo dato spazio poi a tanti ragazzi che hanno poco minutaggio, alternati portieri, c'è stato l'esordio anche dell'altro portiere di Forte e dobbiamo continuare su questa strada sperando di recuperare prima possibile tutti gli assenti.
Cercherete in questo senso di muovervi sul mercato, dato che settimana prossima, prima della pausa natalizia, ci sarà un'altra partita importante fuori con la Technology e poi ovviamente a partire da gennaio ci saranno tantissimi scontri fondamentali, dato che rimanete vivissimi per la corsa playoff, penso sia importante riassestare l'organico, recuperare chi ovviamente è infortunato e mettere qualche tassello importante. Certo, la società si sta muovendo in tal senso, stiamo vedendo di aggiustare la rosa. A gennaio ritornerà sicuramente Vitigna perché è fuori in Francia per curarsi, ha avuto uno strappo al polpaccio. Contiamo di recuperare anche con la Cicco nella pausa invernale. Sabato probabilmente saremo ancora in una situazione di emergenza, visto che purtroppo penso che saremo questi con l'aggiunta di Riso. E dobbiamo fare di necessità virtù, adesso dobbiamo rimboccarci le maniche, dare il 120% a tutti i superstiti che sono rimasti e giocarci della nostra chance. Certo, siamo in corsa per i playoff, siamo sicuramente in corsa, anche se le prime due al momento hanno preso il largo. Non dimentichiamo che abbiamo passato il turno di Coppa, quindi probabilmente aggiustando un po' la rosa potremo dire sicuramente la nostra anche nel percorso della Coppa Lazio. Certo, proprio in questo senso volevo chiederle, dato che avete vinto martedì in Coppa e siete passati al terzo turno, e settimana prossima ci sarà anche una sfida importante in campionato sul campo della Technology che comunque era a pari punti con voi oggi, quindi dobbiamo vedere il risultato che maturerà sul campo della Technology, quanto sarà importante questa fase di campionato e quanto puntate alla Coppa in relazione soprattutto ai risultati che ci saranno anche in campionato? Ah, sicuramente noi adesso dobbiamo guardare quelle dietro di noi e quelle avanti. Il Technology conosco benissimo l'allenatore, mister Antici, che è un bravissimo allenatore, è una squadra molto giovane, hanno in organico alcuni elementi del settore giovanile del Belletri che milita in Serie B, è una squadra che fa della velocità, dell'aggressione il punto di forza e dobbiamo cercare di non perdere punti e restare agganciate le prime posizioni. Gennaio probabilmente poi inizierà un altro campionato, alcune squadre probabilmente si assesteranno, qualcun'altra già sta operando sul mercato, quindi noi dobbiamo essere bravi a rimanere agganciati al treno dei playoff. Nel contempo, se siamo fortunati, magari riusciamo a passare il turno di Coppa e magari riusciamo a mettere un paio di tasselli, uno o due tasselli dentro che ci permetteranno poi di fare la Coppa, perché ricordiamoci che la vincente della Coppa va di diritto in C1. Con il dirigente, quest'oggi anche giocatore dell'Heracles, Davide Valerio, al termine di questa partita che l'Heracles vince per 8-4 col Sporting Terracina, quanto è importante questo risultato, dato che era l'ultima partita in casa prima della sosta natalizia, e un commento anche sul tuo ingresso in campo? Queste partite fanno sempre bene al morale, perché fare punti con le squadre diciamo di bassa classifica non è semplice così come sembra di vedere in campo, quindi è una vittoria importante, anche perché poi alla fine per vincere i campionati si vedono gli scontri diretti, però è importante anche fare punti qui. Per il mio ingresso sono contento, oggi come anche con lo Zagarolo eravamo rimaneggiati, eravamo 10 in distinta, di cui 3 portieri e compreso me, quindi eravamo molto rimaneggiati. Infatti stavamo vincendo 8-2, alla fine abbiamo fatto 2-3 esordi e va bene così. Pensi questa possa essere stata una settimana importante con un cambio di marcia, con la vittoria in Coppa, la vittoria di oggi e come diciamo anche con il mister Cardillo, dare continuità a questi risultati e tornare a vincere fuori casa con la Technology e poi da gennaio ripartire con una nuova fase di campionato che ovviamente sarà diversa? Sì, assolutamente, l'importante è fare bene anche la prossima, vogliamo assolutamente i 3 punti e poi ci sarà una preparazione, un richiamo alla preparazione e da gennaio saremo di nuovo competitivi su tutti i fronti, anche perché ci giochiamo la Coppa, il campionato non è finito e ci proveremo fino alla fine.